vero soldato. Ti interessa la vittoria, non lo splendore. Ho sentito qualcosa. Corsiero trasformarsi da macchina gentile in mito. Tale è il potere dell'ombra. Cos'è stato? Pensavo. Aspetta, cos'è stato? Per fortuna nessuno mi ha visto. Morirete anche noi, non vi combattete! E combatti! Stanno combattendo laggiù. No. È un'operazione mineraria. Finché farei presto non ti riguarderà. Un altro segreto. Che posto è questo? Una distrazione. Ci sono diversi punti dati. Ogni mattina mi sveglio con lo stesso vincolo, la stessa realtà. Sacra meridiana in mani immorali e corrotte. La guglia che torreggia all'orizzonte come una spina brillante conficcata al centro della mia mente. Ogni alba passata in esilio è simbolo del fallimento, ma la conta dei giorni è prossima al termine. Riconquisterò Meridiana. Giustizierò gli immorali e un vero sovrano salirà al trono della mesa. Per questo sono diventato uno strumento della profezia. Quando il
il sonno si rifiuta di raggiungermi. E penso alla nostra notte di nozze. A come mi hai accolto sul letto coniugale. A come, dopo che ti sei addormentata, sono rimasto sdraiato al tuo fianco, osservando il tuo volto delicato. Per quanto fosse bello, ne detestavo la fragilità. Una rabbia crebbe in me. Odiavo quel letto per come minacciasse di inghiottirci nella sua morbidezza. E quella stanza, il fetore dell'incenso, i fini ricami degli arazzi. Quanta debolezza. Sono sgusciato via dal letto. Ho spalancato le porte e ho giaciuto nudo sulla pietra del pavimento, determinato a ripudiare le seduzioni della comodità. Ma quando mi sono svegliato il giorno dopo, tu eri lì al mio fianco, nuda come me e al freddo. Il tuo corpo, stretto al mio, sembrava scolpito nella pietra. Ti ho visto sveglia. Mi sono subito allarmato, come un animale pronto a colpire. Non hai detto nulla. Non ne avevi bisogno. Mi avevi già mostrato, al di là dei dubbi, che eravamo fatti per stare insieme. Un affresco di Meridiana e della Guglia. Quando vidi per la prima volta l'ombra sepolta, tremai. Non ero forse il prescelto del sole? Una luce ardente di fede per distruggere e disperdere l'oscurità. Non era mio compito distruggere questo demone. Ma l'alto sacerdote Bahavas mi ha istruito sulla profezia, aprendomi la mente. L'omicidio del vero Re Sole ha lasciato il ciclo cosmico incompleto. Il mondo intero è caduto nell'oscurità. È spacciato. Per riavviare e girare la ruota del tempo, il sole e la fede non bastano. Tutte le forze devono combinarsi. Ogni singola parte della natura deve riunirsi sotto un'unica causa. Ombra al sole, notte al giorno. Perfino un'ombra sepolta vuole che la ruota giri. Perché senza sole nel cielo non ci sarebbero ombre. Il mio signore, il 13° re del dominio Karja, è stato assassinato. Abbattuto da codardi che hanno confuso il suo rigore per follia. Perfino i forti vengono assaliti dai deboli. Queste le sue parole, mentre i traditori lanciavano l'assalto. E i loro cannoni, forgiati dalla feccia Oser, distruggevano i bastioni e bruciavano le porte. Avrei combattuto fino alla fine. Ma per suo volere, il volere del sole, ho scortato il principe e la regina Ovest, al sicuro. Il mio signore non ha esitato. Ha affrontato il suo destino, ha fissato il sole, imperturbabile. Con me ha inviato Geppi, nobili, sacerdoti del sole e schiavi. Uccidendo chiunque sulla mia via, mi sono fatto strada verso il tramonto. Lì, mi sono unito agli altri e ho raccolto le forze per riprenderci la nostra dimora. Ma la nostra forza è svanita, finché non abbiamo riportato alla luce l'ombra sepolta. Finché il re Itamen languirà a tramonto, viziato dalla madre, non imparerà mai la vera lezione del sole. Ho tentato di istruirlo. Ma su di lui pende l'ombra dell'influenza di sua madre. Un giorno l'ho portato sul balcone del palazzo per assistere a un'offerta sacrificale nel cerchio. Ma non ha mostrato alcun interesse. Ha avvertito il suo sguardo. Guarda il sole, gli ho detto. Non coprirti gli occhi, perché esso è assoluto in ogni cosa. Un giorno dà la vita, un altro la riduce in cenere. Brucia la pelle dei campioni e dei miserabili. Il sole non mostra mai pietà. Questo è l'esempio che un re sole deve seguire. L'esempio di tuo padre. Ma prima che le mie indicazioni facessero presa, lei era lì, a nasconderlo fra le sue vesti, seppellendone il viso nel petto. Come fa un re a governare se non può nemmeno vedere? Questa armatura, c'è solo un uomo abbastanza grande per indossarla. Elis. Questo è il suo rifugio. Non proprio lussuoso. Che cosa ti aspettavi da un fanatico? Il suo unico lusso è la brutalità. Quindi lo conosci?
abbastanza da volerlo fermare. Non sarebbe stato più semplice trascinare il collo lungo di qua? Perché tanta fatica? Pensa a trovarlo e raggiungi la cima. Allarme. Fonte di trasmissione irregolare vicina. Lo vedo. Gli hanno costruito attorno una specie di struttura. Arrampicati. Prima lo farai, meglio sarà. Non mi piace. È strano. Qui è tutto strano. Raggiungi quel modulo e distruggilo. Custodia del modulo, ora! Aloy, fa come ti dico o sarà la fine! No! In allerta. Sì, ho notato. No! Scappa!
prova o morirai! L'eclissi sul crepaccio! Ponte in vista! È l'uscita! Lo so! È stata dura, ma sei viva. Sapevi che Ade era lì e mi hai mandato lo stesso. Ho messo a rischio la tua vita, sì, ma era l'unico modo. Con la rete dei focus disattivata raggiungeremo l'obiettivo. L'accesso ai segreti di Zero Dawn. Ho smesso di confidarti i miei segreti. Bene. Significa che stai maturando. La fiducia è per gli stolti. Muta e si sgretola come la sabbia. Una base debole per qualsiasi alleanza. Ma avere uno scopo comune getta fondamenta solide su cui costruire insieme una nuova scienza della comprensione. Ci servono risposte, Aloy. Grazie a te siamo sul punto di ottenerle. Va a tramonto. Parleremo lì. Ma brutto. Maledetto. Se potessi liberarmi del focus e di te, Silence, lo farei. Ma sappiamo entrambi che mi serve. E tramonto sia... e Zero Dawn. Una piantina utile. Posso cavarmela.
Croce Rossa. Potrebbe servirmi. Meglio non farsi notare per ora. Smerigli. Saranno in cerca di rottami, sicuro.
Mi servi. Mi serve. Ferma, dammi un secondo. Bene, posso usarla.
più tardi. Il mio focus sta ricevendo un altro segnale. Tramonto. La dimora estiva di Giran, il re folle. Un baluardo dei Karja contro l'Ovest proibito. Grazie per la lezione di storia. Ma non sanno cosa si nasconde sotto. Se anche utile. Scopriremo molte cose, Aloy. È quello che spero. È molto pallida. Sta male? Sì. È una tosta. Ma la febbre non vuole passare. Sale sempre di più. Si chiama Shiana. È mia sorella. Nessuno a Tramonto la può aiutare. Siamo rifugiati. Nessuno ci considera. E c'è solo un guaritore nel territorio. È difficile. Ha un'ombra nell'anima. Ha un'ombra nell'anima? Galiv. Lui è davvero in gamba, ma gli importa poco della gente. Forse il deserto l'ha cambiato un po'. Forse è sempre stato così. A ogni modo, non ci aiuterà mai. Beh, a questo penso io. Dove lo trovo? L'ultima volta stava medicando soldati all'arcoblasone. L'ennesima battaglia. Penso che queste sparizioni siano una benedizione. Non lascerò. Compra quello che ti serve e lascerò il resto. Non troverai merci migliori delle mie.
cerchio del sole, la tradizione dei Karja. Non è così a Meridiana. Almeno. Dagli tempo. Di sicuro gli mancherà. La messa mi sta conquistando. Per Ersa, dovremmo radunare. Ora vedremo se l'attacco alla rete dei loro focus è stato efficace. Che cosa intendi dire? Ho distrutto la rete o no? In teoria è così. Ha funzionato. Benvenuta alla cittadella, Aloy. Torno tra un istante. Nel frattempo, muoviti. Se volete sapere le taglie di oggi, dirigetevi alla sala del trono. Non guadagnerete frammenti standovene qui impalati. Lurida feccia mercenaria. Prenderò i frammenti, anche se dovrò stare a sentire Bahavas. Se crei problemi, che i Karja li troverai nel cerchio del sole. Pagheranno bene. Per la gloria del sole rivelato. Ammirate il radiante Itamen, l'unico vero re sole. La luce nell'ombra, il cui volere è luce e la cui luce è legge. Ordino a Bahavas il lucente di parlare a mio nome. Per volere del radiante Itamen, il bagliore del sole si abbatte senza pietà sul traditore Utid. Al cacciatore che porterà la sua testa andrà la taglia di 500 frammenti. Più prigionieri che reali, non ti pare? Bei capelli. Non solo il vigliacco ha cospirato. Tu e io dobbiamo parlare, piccola cacciatrice. Alla tenda verde di fianco ombroso. Ti aspetterò. Ho da fare. E così facendo ha dimostrato la totale noncuranza della. Sappiamo entrambe che non sei un sicario. Utid è innocente. Allora passa da me. Finché possiamo ancora salvarlo. Bene. L'accesso di cui ti parlavo è dietro di te. Spero tu stia scherzando. Per niente. E non dovrai preoccuparti dei Geppi. Sono troppo impegnati a darsi arie per badare a te. Prima volta alla cittadella? Allora devi vedere il cerchio dall'alto. Non sono loro che aspettano di tornare Geppi. A casa. Ehi, Geppi! A quanto pare. Loro vogliono che lo vediamo. È davvero impressionante. È assurdo. Affatto. Ti scopriranno. Sottovaluti la facilità di nascondersi in piena vista. La ringhiera è solo un piccolo salto. Se hai voglia di vedere della carneficina, questo è il posto giusto. Non amo l'altezza. Mi preoccupi, ragazzo. Mi preoccupi. L'altro lato della torre. Cerca un varco. Vedo che sei già stato qui. Naturalmente. Ora è molto importante che ascolti quello che ho da dirti. Ti ho mostrato come entrare, ma da questa misera apertura non si torna indietro. Prima di calarti al suo interno, devi essere completamente motivata, equipaggiata e concentrata. Niente distrazioni. Se hai delle faccende in sospeso, occupatene ora o mai più.
Non voglio lamentele. Intesi? Tollererai qualsiasi mia scelta, Silence. Non ho chiesto io la tua compagnia. Adesso scendo. Ho passato la mia vita a cercare di scoprire i segreti di questo mondo. Da dove arrivano le macchine? Come hanno fatto i predecessori a compiere meraviglie simili per poi annientarsi? Una vita di fallimenti. Anno dopo anno, decennio dopo decennio. Solo muri indistruttibili e porte inaccessibili. Salve. Finché una Nora non ha lasciato il selvaggio Est. E ecco fatto. Per lei, i segreti della Terra sono stati messi a nudo. Sospetto che avrai molta più fortuna di me con questa porta. Attendere i dentiscan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Errore. 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 Stiamo scherzando? Io non sto ridendo. Zitto tu, ci deve essere un modo. Ehi! Elizabeth Sobek, qui! Richiedo l'accesso! Accesso richiesto. Funzioni di comando centrale disponibili. Si intende procedere? Certo, apri questa maledetta porta! Analisi. Accesso primario inutilizzabile per errori meccanici. Ventilazione di emergenza in grado di aggirare il blocco. Si intende procedere? Sì. Ventilazione di emergenza autorizzata. Ti ho sottovalutato. A questo punto, immagino non si possa vedere. Questo tutto attirerà l'attenzione. Non resteremo solo in questo posto per molto. Noi! L'ultima volta ero io l'unica a rischiare la vita qua giù. Sì, va bene. Ora ti daresti una mossa. C'è molto da imparare e meno tempo del previsto. Benvenuta al progetto Zero Dawn. Zero Dawn. L'abbiamo trovato. Sei davvero così sorpresa? Diagnostica di struttura. Rilevati guasti multipli. Tentativo di riparazione. Ma che cos'era questa stanza? Un ingresso, forse? Dai un'occhiata. Si sieda e attenda il suo turno. Una selezione di bevande e snack è a sua disposizione. Una stanza più piccola. Prego, si rechi in sala proiezioni 1 per un messaggio importante sul motivo della sua visita. Questo. Un teatro olografico. Dati ZTO1 in campo. Avvio di produzione.
Benvenuto al progetto Zero Dawn. Sono il generale Harris, presidente dei capi di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America. L'avrai sentito dire. Zero Dawn è un programma di superarmi top secret. Il miracolo tecnologico che ci salverà dalla piaga di Faro. Sempre che l'operazione Vittoria Eterna rallenti i robot. Ho diffuso io le indiscrezioni, per questo mi hai sentito parlare. E sono tutte menzogne. Zero Dawn non è un programma di superarmi top secret. E non potrà salvarci. Nulla può farlo. Ecco perché. Quando hanno scoperto l'anomalia, era troppo tardi. Nulla ha potuto fermare la piaga di Faro. Nulla può farlo. I suoi robot continueranno a ripicarsi e a divorare la biosfera. La vita sulla Terra verrà spazzata via. E del pianeta non resterà che una sfera sterile. L'estinzione è ineluttabile. Non importa quanti ne uccidiamo, i robot aumenteranno esponenzialmente. Coi codici di disattivazione potremmo spegnerli tutti, l'intero sciame. Ma i loro protocolli crittografici usano forme d'onda polifasiche intrecciate e ci vorrebbe un secolo per decifrare un set di codici. Al massimo abbiamo 16 mesi. Troppo poco per poter sopravvivere. Distruggere la biosfera è un'apocalisse da cui non ti difendi stando in un bunker o in una stazione spaziale. Non ci sarà più una terra da riscattare. Solo una roccia morta e tossica con diversi milioni di robot di Faro in letargo. In attesa di cibo. E questa l'orrenda verità dietro all'operazione Vittoria Eterna. Le mie bugie. Bugie pensate per spingere milioni di innocenti a sacrificarsi in battaglia. Perché? Una ragione. Guadagnare tempo per te è il lavoro che svolgerai qui. Lo Zero Day, il giorno in cui la Terra morirà, sta arrivando. È inevitabile. La speranza di Zero Dawn è che dopo segua qualcosa di nuovo. Ma lascerò che sia Elizabeth Sobek a gettare quel raggio di luce nell'oscurità. Passo e chiudo. Non ha alcun senso. La vita sulla Terra non è affatto finita. Ha detto che non si poteva fermare. E invece sì. Elizabeth è riuscita a salvarci. Devo continuare a cercare e scoprire come ci è riuscita. Gheppi, sono entrati dai condotti. Nulla deve impedirti di scoprire la verità. Sparpagliatevi! Uccidete ciò che si muove! Che posto è questo? Una tomba. La ragazza non esita qui dentro, e nemmeno voi dovreste. Muoviti! Potrebbe essere la mia! Ho rotto qualcosa! Madre, va bene! Perdo sangue! Per il mio sangue caro. Pensate il nemico!
nemico! Non è una... Siamo troppo vicini per permettere a tribù primitive di fermarci. I punti dati, che cosa contengono? Non ho più spazio. C'è un errore. Non capisco perché mi abbiate portato qui né perché mi mostriate queste cose. So che è già abbastanza da digerire. Nell'area di attesa ero seduta con un Nobel laureato in biofisica e un monaco, credo. Non parlava né inglese né mandarino. È molto strano. E cosa voleva... Lavorato in precedenza per la Faro Automated Solutions. Al sistema di autoreplicazione della linea Chariot. Sono venuto qui pensando che fosse una messa in scena. Quando mi avete preso ho pensato, era ora. Ho cercato ogni giorno di nascondere il senso di colpa da quando... Oh. Vuole restare un attimo da solo? No, è che speravo davvero che Zero Dawn fosse un rimedio al mio lavoro. E sono stato perfino orgoglioso. Ma Ted sa come vendere un'idea e nei laboratori, alla luce della creazione, il primo test, quando vedi che capiscono la propria struttura, come ricostruirsi dalla memoria e dalla luce, non esistevano limiti. Oddio, non c'era alcun limite. I dati sono precisi, sì. Così queste mostruosità meccaniche non solo uccidono le persone, ma le divorano. Non solo le persone, la materia organica. Ogni forma vivente dissolta in nutrimento. Millenni di evoluzione liquefatti. Il miracolo della vita, ridotto a biocarburante. In una parola? Sì. Chi è stato? Faro? Maledetto idiota. Dov'è? No, dottore, la prego. Digli che Tom Pike vuole parlargli. Via, via! Dottore, basta! Portate Ted Faro subito qui! Qui vuole parlare? Allora mamma aveva ragione. Prego? Mia madre prendeva la Bibbia molto sul serio. Più di quelli di bolla del Texas, a livello pentecostale. Capitolo preferito? Rivelazione. Beh, non sempre riuscivo a capirla. Probabilmente per via dei suoi discorsi a Vanvera. Quando parlava, era tutto un apocalisse di qua, un lago di fuoco di là, sempre colpa dei peccatori. A proposito, le dispiace se fumo? Una sigaretta al tabacco? Scusa, dolcezza, sono uno dei gusti classici. Complimenti alla squadra, mi avete trovato. Avevo una taglia sulla testa da 18 mesi. Starling Malkit ero io, ovviamente. Non me ne vergogno.
Ho avuto parecchie serpi alle calcagna, ma sono sempre riuscito a farla franca. Come mi avete beccato? Credo che la dottoressa Sobek l'abbia indicata fra i candidati Alfa. Sequestro lampo prioritario. Ho sempre sospettato che avesse un debole per me. Ehi, immagino che non abbiate caffè vero in questo posto. Non so, caffè di sangue, cappuccino di guerra. Signor Tate, lei è idoneo a proseguire. Prego, vada. Sono qui con Susanna Alpert, scienziato ambientale. Dottoressa? Come scusi, non stavo... Ho solo detto il suo nome. A cosa pensava, dottoressa? A nulla di quanto detto dal generale, davvero. Ero nella squadra di intervento del CCG Est nel 2051, subito dopo che il secondo terremoto danneggiò il reattore. Sono passati anni, ma me lo sogno ancora. Vedo la zona rossa diffondersi lentamente, così lenta da sembrare una mano che si apre. Lei è stata scelta proprio per il suo coinvolgimento in quell'evento. Sul serio? Interessante, perché è stato un disastro. Laggiù non crescerà più nulla, un fallimento catastrofico. Ma questo è nulla in confronto alla riduzione della biomassa su scala globale. La biosfera e l'idrosfera collasseranno, rendendo la Terra inabitabile ben prima che i robot possano finirci. Vittoria eterna non può farci guadagnare alcun tempo. Quindi è meglio se mi mostrate cos'è realmente Zero Dawn. Sono certo che comprenderà l'urgenza con cui l'abbiamo condotta qui, signora Okino. Capitano Okino, vuole ringraziarmi per non aver opposto resistenza? Dubito che avremmo potuto negoziare una soluzione diplomatica. Quando si trattava del litio del mio paese, era sempre uno sciame ad essere mandato a negoziare. Metallurgic International, comando US Robot. Cambia il nome, ma i robot erano sempre gli stessi. Lei ha un'esperienza notevole nei conflitti fra uomini. Elizabeth Sobek. Hai appreso la brutta notizia. Ed è tutto vero. La piaga di Faro sta divorando la biosfera. La vita è destinata a scomparire. Ma deve essere per forza la fine. E se dessimo all'esistenza un futuro? Se riuscissimo a creare un seme da cui, su un pianeta morto, potesse nascere una nuova vita? È questo qui. Lo scopo del progetto Zero Dawn. Creare un sistema di terraformazione intelligente, automatizzato, e ridare origine alla vita dal nulla. Cosa serve a questo sistema? Innanzitutto, una vera IA, capace di prendere trilioni di decisioni necessarie per ricostruire la biosfera. Un guardiano immortale, creato per riportare la vita sulla Terra. Si chiama Gaia, una madre natura artificiale. Ma questo è solo il fulcro del sistema. Dovrà essere circondata e potenziata da una serie completa di funzioni subordinate. Considerale un'estensione della mente di Gaia, ciascuna con una funzione ben precisa. Non si tratta di vere intelligenze artificiali, ma ciò nonostante, queste costituiranno una vera sfida di ingegneria, la più grande che il genere umano abbia mai affrontato prima d'ora. Un hardware che conserva e sviluppa i miliardi di semi ed embrioni da cui la vita avrà un nuovo inizio. La costruzione di strutture sotterranee per custodirli. Ed è soltanto l'inizio. Non dobbiamo costruire l'intero sistema. Il bello di un sistema di terraformazione automatizzato è che è in grado di crearsi da solo. Nei prossimi giorni scoprirai come queste funzioni e le parti su cui lavorerai si incastreranno. La corsa contro il tempo per avviare le procedure di raccolta, scrivere il software, creare tecnologie e strutture. Come lo sigilleremo prima che l'inevitabile si scateni? Ma cosa più importante, scoprirai che questa non è la fine. Che Gaia genererà i codici di attivazione menzionati dal generale Harris e imposterà le antenne per diffonderli, disattivando i robot di Faro per sempre.
che Gaia non solo creerà, ma ideerà qualsiasi robot di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro nei secoli. Dalla decontaminazione dell'atmosfera e dei suoi mari avvelenati, al rinverdimento della terra con banchi di semi criopreservati, al ripopolamento della fauna terrestre. E poi, quando tutto sarà pronto, che una nuova generazione di umani, generata nei centri culla in tutto il mondo, condividerà Apollo, il vasto archivio di conoscenza umane e conquiste culturali da cui impareranno sul nostro mondo. Ma ben più importante, come non ripetere i nostri errori? Non è un sogno impossibile. Possiamo raggiungerlo se ci daremo da fare e non ci fermeremo di fronte a nulla. La fine della vita è inevitabile. Ma se aiuterai me e Gaia, possiamo darle un futuro. Uniamoci e rendiamo questo futuro una realtà. Quindi, la Terra è stata distrutta e ricostruita? Sì, da una macchina. Una macchina di creazione. È stata Elizabeth. Per la vita. Per noi. Ma perché Ade, allora? Se faceva parte di Gaia, perché è finito nei rottami di un robot di Faro? E perché vuole uccidermi? E Apollo, l'archivio della conoscenza, che ne è stato? Sono confuso quanto te. Forse le risposte sono più avanti. Certo che ci sto. Per ricevere l'opportunità di ricostruire quello che io... I danni che io... Ecco, non penso di meritarlo. Ma lo farò assolutamente. Vorrei precisare che le sue colpe non c'entrano con questo. Per me sì. La dottoressa Sobek, Margot, sono state furbe abbastanza da lasciare l'affaro in tempo. Ma nessuno l'ha preso per un avvertimento. Abbiamo pensato che non fossero tagliate per le IUR. Sta per innovazioni ultra rapide. Migliore nel combattimento, migliore di chiunque. Una macchina da morte migliore. Non è incredibile come un secolo e mezzo di fantascienza non ci abbia impedito di autodistruggerci? Ho chiuso con il passato. Cioè, lavorerò sodo, anche di più. Così la mia famiglia avrà un posto a Elysium. Non ho mai pensato che potessi redimermi. Un'intrusa! Prendiamola! Qualsiasi cosa tu faccia, non morire ora. Sangue davanti al sole.
Raccogliete le forze! È una strage! La fortuna è dalla mia parte. Discusso con loro sullo scopo di Artemide, mettendo in chiaro che non intendevo far parte di uno zoo globale. Non ci siamo dimostrati esattamente dei validi custodi nelle ultime migliaia di anni. Quindi l'idea di ricostruire una biosfera, beh, è terrificante, no? Un autentico film dell'orrore. Non abbiamo il lusso di poter tirare e indovinare adesso. Ma l'alternativa è il nulla più totale. Entusiasmo e fervore da vendere. Così ho accettato. Opterò per l'opzione medica. Grazie. Ho detto che potrei cambiare idea, ma gli ho risposto che non mi conosce affatto. Farò il lavoro sporco in favore della vita, ma non voglio far parte di questo futuro patetico e sbiadito. Sono un uomo di mondo. Non mi è mai andata a genio la luce asettica. E poi sono anche un filino claustrofobico. Che possa... istruirli. Ma forse sono stato un po' troppo duro con la povera psicologa. Era così gentile e stava solo lavorando, dopo tutto. Mai avrei pensato che capisse quanto fosse ridicolo Zero D. È come dare il budget di Dio a un bambino che gioca con un generatore di ologrammi. C'è un altro che modo. Si posso fare, dolcezza? L'ho già fatto. Io la vedo così. Mi serve solo il focus. Guarda, mamma, creo la natura. Ora, se la natura è così importante, perché non lasciarle fare il suo corso? L'estinzione è naturale. Zero Dawn no. No, signore. Cavolo, è talmente innaturale che dovreste ribattezzarlo Abominio. E lo sapete. Per questo lo tenete nascosto. Nel frattempo, la mia piccola dolce Ci siamo. Un'altra interfaccia. Devo trovare la giusta configurazione. Manca una parte. Forse c'è un deposito qui vicino. Ehi, sono stufa dell'incompetenza di Brett, ok? È riuscita a installare il nodo dell'emettitore H al contrario, è tutto invertito. Non mi pagano per risolvere i casini di Brett. Se volete sistemarlo, mandate lui a prendere un nuovo emettitore, non me. Passo e chiudo. Fatto. Dovrei controllare la porta vicina.
trovato. Sembra intatto. Dovrebbe funzionare. Ora devo aprire quella porta. Ora la porta avrà energia. Ora vediamo che cosa nasconde.